Che vuoi? È strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Ho una cosa che fa lei. Incredibile. Ok, qua so che c'è una botola da aprire. Aspetta però, aspetta. Dannato affare. Buono. E non è una botola. È tipo un montacarichi. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così. Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta. Consegnarti? Pensate voi. Senza allontanarti. Sì, certo. Mappa dei percorsi delle pattuglie. Cioè, è fantastico come tu solamente stai cercando di salvarti il culo. E non bastano, infatti, anche le guardie di merda, vabbè. È anche vero che se non ci fossero le guardie di merda, sto gioco non avrebbe senso a combattere solo contro gli zombie, anche se alcuni giochi fatti così ci sono. Sali e vedi se il campo. Però, cioè, praticamente i videogiochi sono storie di gente che ti rompe i coglioni. Perché alla fine è quello. Un attimo, c'è una pattuglia. Oddio, odio sto punto. Odio sto punto. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Ok. Allora, dove si trovano? Molto lontano. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Ho già due kit, posso fabbricare un coltello. Non male. Ok, interessante. Le altre abilità verranno più avanti. Questa scena qui ha veramente una grafica alla Call of Duty. Cioè, se fosse in prima persona uno si sbaglierebbe clamorosamente e direbbe che è Call of Duty. Sono di qua. Non fate. Aia. Forza. Surprise. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo la base. Siamo sani. Le mani sulla testa. Qui era Mirez, settore 12. Qualcuno direbbe che questo è terrorismo giornalistico. Terrorismo informativo. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Oh! Cazzo! Sta qua è una fenomena. Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Sta qua è una fenomena, ragazzi. Guarda. Positivo. La ragazza, è vero. Spoiler, la ragazza è positiva. Però non si ammala. Che cazzo stiamo scortando una ragazza? È stata morsa ma non si ammala. Non sono infetta. No? Questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Mi sa che ci sono altre cose a cui non devi cascare. Via.
due soldati morti. Via. Presto. Richiedo rinforzi immediati. D'accordo, Eddie. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corro. Che ansia che mettono queste situazioni. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Yes, andiamo. Ovunque. Vai. E ovviamente Joe è alto. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Finché non ci dicono diversamente, continuiamo a cercare. Ragazzi, se sparasse o cose del genere, seguici. Sarebbe la fine. Lui non si sposta. Ah, papparappapappa. Qui. Ok. È attraversabile quel tunnel? Chi va là? Vedi niente? Via Luigi. Come va? Per ora tutto bene. Ok. Sto sudando anch'io. Ma poi è divertentissimo. Oh, non ci sta niente qua. Io accento romanaccio, non posso imitarlo. Uno, mi deconcentro. Due, lo faccio malissimo. Tre, mi fa schifo anche a me. Perdonatemi, romani. Guarda. Nasconditi. Merda, giù. Via, via. Lasciamoli a clicker, cosa? No, questo non dovevi dirlo, zi. Qui c'è un passaggio. Dai, su. Qua ancora peggio. Vieni, Joy. Arrivo. Merda. Beh, sono quattro, ma sono armatissimi. Ok, ragazzi, qua si può cominciare a dire che le parti stronze hanno inizio, e questa è una di quelle. E tra l'altro, non essendoci neanche infetti in questa parte qui, è ancora più stronza. Ok.
prendiamoli! Vieni qui! No! Okay. Via! Via! Da qualche cosa dobbiamo venire qua. Non mi fa tornare su, zio, non mi fa tornare su, ti prego. Com'è possibile? Ma c'è da venire qua per forza. Ah. Ah, ok. Infatti mi ricordavo bene. È una vita che non lo gioco, però mi ricordavo. Sì, si va giù. Un attimo, qua si va su. Stai vicino. Almeno non piove più. Qua è da dove siamo venuti. Via libera. La situazione. Anche scuotere il joystick, oh. Allora, potremmo passare di qui. Ma io tipo so che qui più o meno è il punto dove ti danno le Molotov. Forse più avanti? Merda, altri soldati! È meglio ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto! Dai, interrompetelo su, vi prego. Rimanete nell'ombra. Ok, nessuno. Via. Dove vado? Ok. Ce l'abbiamo fatta. No. Stai zitta. Ti sfiga. Allora. Beh, agli ordini, boss. Niente di utile? Non direi. Altro armadietto. Voto. Fantastico. Tess, saliamo attraverso il condotto. Sono fan di Dua Lipa, ma anche tanto di Mina. Wow, wow, aspettatevi. Oh. Tough. Really tough. Allora. Dai. Apertura easy. Bene, sono andati. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Che lei nel culo. Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Joel, che sei Novax? Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io, Tess. Cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero?
Non è che ti vogliono far trovare un vaccino, è quello che ti vogliono far credere. No vabbè dai, le prese per il culo Novax dai sono palesi, cioè bisogna veramente attuarle ogni giorno dai. Ho capito.